Ciao a tutti gli amici tiratori, qua Spaziale, Alessandro Matteoli, e cerchiamo di fare un po' di chiarezza sul sito dell'Unione Italiana Tiro a Segno, la UITS, perché per i neofiti è un pochino ostico trovare la sezione riservata. Invece mi trovate qua. Che non so come mai sono rimasto in home page da un anno e passa, comunque voi non glielo dite così, quando sentite la mia mancanza trovate la mia foto, così bando agli scherzi attenzione perché è un sito fatto molto a pop-up, quindi se avete i pop-up bloccati nel vostro browser dovete andare a sbloccarli, perché se no quando cliccate su accesso riservato al tesseramento UITS non vi appare questa finestra ridimensionabile. È abbastanza semplice da consultare il sito UITS anche per chi lo utilizza in mobilità con uno smartphone o un tablet. Io lo uso sia con l'iPhone che con l'iPad e non ho problemi. Allora, il primo ostacolo per i non iscritti è accedere. Come si accede? Il primo accesso si fa con il vostro codice fiscale e con il vostro numero di tessera. Poi avete possibilità di cambiare la password e entrare nella a vostra area riservata. L'area riservata, vediamo se riesco a ingrandire un po' i caratteri perché. Forse non è agevole la lettura, però non è così importante che leggete cosa c'è sullo schermo, ma che capiate le procedure, poi saranno personalizzate per voi. Allora, questa è la sezione riservata. La parte bacheca, trovate un po' di documentazione ufficiale UITS, vi consiglio di scorrerla subito in fondo, vedere. Le ultime, se c'è qualche circolare esplicativa, non potete vedere tutto quello che vedono i responsabili di sezione, i vostri presidenti, non potete vedere tutto quello che vedono anche i responsabili del settore sportivo ISSF, che ha una sua password, ma voi come normali iscritti, per dire che vedete partecipazione gare federali 2020, circolare tesseramento, però io lo trovo di poca utilità per noi. Per chi fa discipline ISSF, ma non credo che molti siano diciamo chi fa IS è abbastanza esperto chi fa ISSF. Comunque, insomma, qui trovate i gruppi di merito per l'anno 2020, che serve a vedere in che categoria siete, e se sono cambiati i punteggi per il cambio di categoria. Io, ad esempio, parteciperò al campionato Carabinieri Libera Terra, ci sono tre gruppi di merito più la Super A, e per passare di categoria dovrei fare un punteggio medio superiore ai 571. Si va qua e si visualizza. Gli appartenenti alle varie categorie, vediamo che faccio una citazione: il mio amico Matteo Baragatti, che ha iniziato dal niente, ora si trova in Super A con un punteggio a medio di 5,94 a un punto da la nazionale, ecco, quindi questo è uno sprone per tutti a provare veramente anche le discipline di SF, ISSF, che con un po' di passione e impegno si possono raggiungere dei grandi risultati come quelli del nostro Matteo. Allora, tralasciamo i gruppi di metodo, torniamo indietro con le freccettine, un po' si fa tornare indietro, andiamo e andiamo avanti. Anagrafica, quella sezione che consulterete di più, perché qui dove troverete i vostri risultati riepilogati nelle gare, sia ISSF che non ISSF. I vostri dati,
documenti, niente, storico. Ecco, qui è anche un'altra sezione importante. Qui vedete se la sezione il TSN a cui siete iscritti vi ha rinnovato la tessera, se siete appunto attivi, in che categoria siete stati classificati, master, grand master, senior, junior. Ecco, qui siete, è la vostra posizione, e soprattutto riuscite a stamparvi da soli la tessera qualche secondo e si compone. Qui trovate l'anno di riferimento, che è l'unica cosa che cambia dalla tessera dell'anno scorso, ma la dovete ristampare, ve la plastificate, ve la mettete in una foderina, ve la portate dietro, dietro ci scrivete i numeri delle matricole delle vostre armi, così siete a posto quando andate a fare iscrizioni. Ma se andate in una sezione che non è la vostra, dovete esibire la tessera valida per far vedere che siete dei tiratori in regola con l'affiliazione all'UITS. Qui poi dovete chiuderla. E non c'è un tasto per tornare indietro e dovete ri rientrare nella vostra finestra. Ok, armi vi consiglio, non è una cosa obbligatoria, però vi consiglio di compilarla, il vostro database delle vostre armi, dove inquadrate la tipologia, se è un'arma corta a fuoco, lunga, aria compressa, se il tipo pistola, e soprattutto la matricola. È importante avere sempre dietro la matricola, se siete proprietario, se invece vi è stata data in comodato d'uso dalla vostra sezione di TSN. Quindi è un comodo database che magari smarrite qualcosa col cellulare, accedete alla vostra scheda e trovate i dati. Risultati. Croce d'Elizia, modo abbastanza, diciamo, spartano, però ecco, troviamo tutti i nostri risultati divisi per categoria e diviso per annata. Quindi vedete che io mi sono divertito dal 2016, dove ho fatto un paio di categorie, vi ricordo, a cimentarmi in varie discipline. Quindi vediamo la P10, la carabina libera a terra. Nel campionato production, la super production, la production nel 50 metri, sempre production, la diottra che ahimè quest'anno abbandonerò dopo aver fatto le mie tre finali, le finalissime a 10 nei 3 anni in cui è stata fatta. Ho fatto la Sport Edify, la Sport Air, Open Air, diottra. Il 100 metri sia standard che con diottra, ecco, e insomma mi sono e qui voi, anche se sono da tanti anni che gareggiate, e qui vi ritrovate tutto. Se non ci siete mai stati, è simpatico. Quello che non vedete è il piazzamento, vedete il punteggio, quindi voi vi dovete ricordare come siete arrivati in quella gara. Però insomma, se poi volete fare un grafico delle vostre performance, vedere se siete migliorati o peggiorati, qui è un buon supporto alla memoria. Fine parte anagrafica. Salto al profilo utente per farvi vedere che qui di fatto non trovate niente a parte il codice fiscale, e poi andiamo a gare. Attenzione, se ci andate sopra leggermente, vi si apre un'altra combo box con classifiche e ammissioni a campionati italiani. L'anno scorso molti non trovavano questa sezione perché ci cliccavano, gli si aprivano le gare e non si vedeva niente. Qui poi appariranno tutte le specialità ISF, non ISSF, per vedere come procedano, diciamo, le gare e le classifiche per determinare chi andrà in finale nei vari campionati italiani, finali di cui attendiamo ancora date, luoghi, opere o missioni. Quindi gare, classifiche, ammissione ai campionati italiani, da questo visto, perché ci sono andato su e non ho cliccato nulla, ho solo atteso un attimo che
si accendesse. Se cliccavo, ecco, troviamo quella sezione che ora io spiegherò in un video successivo, a meno che non mi massacriate su questo video, che non vi è piaciuto questo video. Io, se mi date un po' di coraggio a metterci la faccia, io cercherò di aiutare, specialmente i nuovi, che i mega esperti ormai non gli si insegna più niente, ma io che sono un intermedio tra il nuovo e il vecchio, diciamo, capisco ancora che c'è bisogno di fare un po' di pubblicità al nostro sport, specialmente per le discipline non ISSF, che permettono di iniziare anche in tarda età. Questa ricetta del 10, che è la cosa che ci stimola, ci piace, e poi ci piace conoscere persone nuove, girare l'Italia a fare gare, e piano piano cercheremo di migliorare anche un pochino i regolamenti quando ci danno ascolto. Intanto abbiamo visto come si entra e come ci si orienta all'interno del sito del ufficiale dell'Unione Italiana Tiro a Segno. Mettete un like a questo video. Iscrivetevi al mio canale YouTube, perché non pagherò mai un euro per promozionarmi, quindi solamente se mi fate qualche iscrizione capirò che sto facendo qualcosa di utile, altrimenti niente, mi darò al ping pong. Ciao a tutti, da Spazio Alex, alla prossima!